Ciao, come state? Intanto siamo nuovamente insieme per darci appuntamento al martedì mattina, come sempre. E l'argomento della mattinata quale sarebbe stato? Dico quale perché in realtà, insomma, domani purtroppo non potrò essere con voi perché avevo programmato già da un po' di tempo un interventino ambulatoriale, insomma, niente di che, ma mi hanno chiamato e quindi, ahimè, quando chiamano uno risponde assolutamente perché, insomma, altrimenti poi perderebbe il posto. Quindi mettiamo così, se so, tutto va bene, che sto bene, potremmo spostare la nostra diretta a mercoledì mattina. A questo punto, quindi dandoci appuntamento a un giorno, al giorno successivo, sempre che io stia bene, mi è venuto in mente un po' di lanciare così anche l'argomento. Un argomento secondo me importante e anche scottante, se vogliamo, perché essendoci appena stata la giornata internazionale contro la violenza delle donne, proprio ieri è uscita questa notizia di questa giornalista che è stata molestata fuori dallo stadio della partita, dopo la partita Empoli-Fiorentina. Logicamente, insomma, essendo in diretta, si è visto tutto quello che è stato fatto, cioè di questo ragazzo, questo uomo che passandole dietro, prima si è sputato sulla mano e poi ha deciso di darle una bella pacca sul sedere. La cosa, insomma, che ha lasciato un po' tutti senza parole è il fatto anche che il collega stesso in qualche modo non abbia preso le sue difese, anche se era in studio, ma abbia un pochettino sdrammatizzato quello che era successo. Di conseguenza, insomma, anche la giornalista logicamente si è sentita un pochettino, insomma, messa da parte e non sostenuta per quello che era, insomma, la giornata che do aveva dovuto essere, avrebbe dovuto essere. Ecco, questo mi fa riflettere, fa pensare, perché effettivamente quante donne anche dietro i riflettori, insomma, vengono molestate quotidianamente. E di qui è subentrata anche, non so se la conoscete, Andrea De Lobu, questa speaker, giornalista di Rai Radio 2, che logicamente ha preso le difese di questa giornalista e che in qualche modo sul suo profilo Instagram ha deciso, insomma, di così dare una sua opinione di quello che era successo, usando logicamente temi forti, temi molto forti, parole molto forti che però io condivido e quindi volevo così con voi condividere anche questa scelta e il fatto di che ognuno può essere libero di vestire come vuole, ma non per questo, insomma, l'uomo ha diritto di molestare la donna senza il suo consenso, cioè non ha diritto mai di molestare la donna, tantomeno toccarla senza il suo consenso. E qui appunto Andrea De Lobu ha postato una foto in cui la si vedeva con una camicia bianca e il seno praticamente in evidenza, come per dire, alla fine io devo essere libera di indossare quello che voglio senza essere criticato. Il corpo femminile è un corpo femminile come quello maschile e deve esprimere la sua bellezza, ognuna deve sentirsi bene nel proprio corpo senza preoccuparsi di dire metto una certa cosa, oddio, che cosa mi succederà domani oppure oggi stesso. Quindi volevo condividere un po' con voi questo pensiero, sapere cosa ne pensate. In fin dei conti siete uomini che seguite anche un po' quella che è il nostro appuntamento del martedì. Molto spesso si sono fatti, insomma, dei commenti. Certo che fa piacere ricevere in qualche modo commenti positivi, ma così molte volte invece diciamo che sono stati anche un pochettino pesanti. Ecco, la libertà, fin dove arriva la libertà e fino a che punto in qualche modo dovete e potete esporvi. Allora, facciamo così, noi ci ritroviamo come sempre, quindi non domani, ma mercoledì. E intanto, sempre che io stia bene, intanto volevo dirvi 60.000 volte grazie, un po' di più di 60, di 66.000 volte grazie. Perché? Perché sono i numeri
Esatto, degli iscritti al mio canale. Quindi grazie, 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 ma grazie perché insomma come sempre mi seguite e perché anche voi avete voglia di chiacchierare con me anche su argomenti un pochettino più seri come questi che vi ho lanciato. Quindi insomma se tutto va bene ci vedremo mercoledì mattina come sempre alle 9:15 giù di lì, va bene? Mi sono messa, permessa la libertà oggi, ecco, di indossare anch'io una maglia. Per far vedere che alla fine niente deve distruggere quello che è l'essere umano, soprattutto la donna, tantomeno una maglia un pochettino più, diciamo così, trasparente. Baci, abbracci, ci vediamo mercoledì, sempre che io stia bene. Ciao!